Dunque, oggi vediamo un paio di punti che erano rimasti in sospeso per quanto, dalla settimana scorsa per quanto riguarda le tecniche di collegamento e di gestione delle connessioni con il database, no? Risolveremo un po' di problemi, alcuni dei quali avevamo brevemente accennati, altri non ancora, e diciamo, impareremo a fare un pochino meglio quello che avevamo già fatto. E poi, diciamo così, con questo argomento, diciamo, si chiude un primo pacchetto di contenuti prettamente tecnologici diciamo così, su quale abbiamo lavorato in queste settimane, che ho anticipato mettendo davanti a tutto perché mi premeva darvi più tempo per poter digerire queste cose, che come vedete, richiedono anche dei tempi non indifferenti per essere padroneggiate. E quindi in parallelo con questi argomenti tecnici, no? Che continueremo, ma continueremo non più a pieno ritmo, nel senso che cominceremo a introdurre anche gli altri argomenti del corso che non siano legati strettamente alla programmazione, perché poi alla fine il corso non è di programmazione ma di sistemi informativi, no? Quindi oggi, terminato questo ragionamento, cominceremo a introdurre altri argomenti. Questo da un lato, vabbè, chiaramente completa le tematiche del corso, dall'altro vi permette di avere un minimo di polmone, no? Anche per poter, dal punto di vista delle situazioni pratiche, completare il lavoro, capirlo, eccetera, no? E riuscire, diciamo così, a stare al passo. Quindi adesso, proprio per dirvi, dal punto di vista della programmazione, molleremo un po' il ritmo perché di fatto queste sono le tecniche di base. Vedremo ancora alcuni aspetti legati soprattutto al web service, poi dal punto di vista implementativo, ma rispetto al salto che abbiamo fatto da 3 settimane fa ad oggi, no, tutto il resto dovrebbe essere architetturalmente più complesso, ma nella pratica gli ostacoli principali li abbiamo già affrontati, li stiamo già affrontando. Allora, ciò che abbiamo visto la volta scorsa, ossia l'utilizzo del JDBC per agganciarsi a basi di dati, soprattutto la disciplina che ci siamo dati nell'usare il pattern DAO in modo da tenere separato l'accesso ai dati rispetto ai veicoli di trasporto dei dati, no, che per noi erano in Java Bing, può andare bene, ma c'erano un paio di cose che non ci piacevano. In realtà ne abbiamo notata soprattutto una, che rivediamolo, no? Noi avevamo un controller, ad esempio anche solo questo semplice con l'elenco delle prenotazioni, no? Che richiamava, delegava a un DAO, no? Le operazioni di accesso ai dati, in particolare c'era questo metodo fill_list_utente che faceva la query. Una cosa che non ci piaceva erano queste 3 istruzioni, perché quando abbiamo dovuto fare un secondo metodo che facesse un'elaborazione di tipo diverso sullo stesso database, abbiamo dovuto fare un copia e incolla di queste istruzioni che soprattutto contenevano le informazioni di quale database con quale database vogliamo lavorare e tutte le informazioni di collegamento al database stesso. Il DAO, no? Un Data Access Object, un oggetto che fa delle operazioni di accesso ai dati, non dovrebbe, no, normalmente aver bisogno di conoscere queste informazioni. Allora, da un lato, quindi vogliamo riuscire a tirare fuori da qui dentro queste 3 istruzioni. Cioè, mi piacerebbe avere un qualche modo per trasferire all'oggetto DAO già direttamente l'oggetto connection. Cioè, il DAO non va a chiedere la connection direttamente al JDBC, al driver manager del JDBC, ma in qualche modo lo chiede a qualcun altro. Adesso il problema è a chi lo chiede. Sicuramente l'oggetto connection non glielo può passare il chiamante di questo metodo fill_list_utente, perché il chiamante, poveretto, è controller. Allora, se è vero che nel DAO ci stanno male le istruzioni per aprire una connessione, nel controller ci starebbero ancora peggio. Nelle varie pagine di GSP vado a mettere quelle 3-4 istruzioni per creare una connection e poi gliela passo come parametro al DAO. Non va bene.
Non va bene, ma non va bene neanche nei confronti del diagramma delle classi che abbiamo visto la volta scorsa, in cui c'era il DAO che accedeva al data source. No? Quindi il controller non dovrebbe sapere, perché è un problema del modello quello di sapere dove sono le informazioni, non è un problema del controller. Quindi in qualche modo dobbiamo fare in modo che la classe DAO possa ottenere un oggetto connection con cui lavorare, poi ovviamente il resto del lavoro lo fa lei, nel senso che la stringa di query lo sa solo quel metodo quale query deve essere fatta, non può essere presa da fuori, ma almeno la connessione sì, è una cosa fatta uguale per tutti. Per poterlo fare cosa possiamo fare? Dicevamo, vogliamo estromettere queste tre righe, ma non caricarle sul controller. E quindi ci inventeremo un altro tipo di oggetto che di fatto sia una factory di connessioni. No? Driver manager è già una factory di connessioni, però per poter lavorare ha bisogno di una URL di connessione che gli passo esplicitamente. Io potrei avere invece un altro metodo, un altro oggetto, scusatemi, proviamo a scriverlo. Magari mi faccio nel mio package DAO, posso avere un nuovo oggetto che fatemi chiamare dbconnect, no? Che ha come unico scopo quello di darmi una connessione fresca quando la richiedo. Questo dbconnect è un, diciamo così, potrebbe essere un oggetto senza nulla, senza nessuna pretesa, se non quella di contenere il metodo connection public getConnection. C'è un metodo che al suo interno non faccia altro che avere un getConnection che mi dà la connessione che mi serve. Ovviamente questo sarà già sempre java.sql. E questo metodo getConnection che cosa fa? Scarica il DAO della connessione. Dov'era? Questo era il bin. Utente DAO. Fa queste tre istruzioni, che posso togliere dal DAO e mettere nella classe, pardon, dbconnect. E quindi questo perlomeno, tutte le volte che il DAO avrà bisogno di un'informazione, di una nuova connessione, la potrà chiedere all'oggetto dbconnect, che è un oggetto che avrà, che ha come scopo quello di gestire le connessioni del database. Noi già sappiamo che dobbiamo gestire qualche eccezione, in particolare anche questa. Vabbè, un po' di sana gestione delle eccezioni, però lasciamo questa, anche perché poi questa, ve lo annuncio già, non è la forma definitiva in cui otterremo questo. Dopodiché il metodo getConnection alla fine deve ritornare la connessione che ha creato. Quindi deleghiamo all'oggetto dbconnect la creazione di una nuova connessione. Addirittura questo metodo potrebbe anche essere un metodo qui dunque, cosa facciamo? Qua sotto mettiamo un return null, se no non compila. Potrebbe anche essere un metodo statico. Sapete cos'è un metodo statico? Un metodo che può essere chiamato direttamente sulla classe senza dover necessariamente creare un'istanza di questa classe. Dimmi. Eh sì, in questo caso sì. Ma perché non si può mettere la creazione nel post
poi fare un get in modo che ha un unicone che corrisponda alla connessione. Se lo facessi, avresti un'unica connessione per tutte le tue pagine web. Ma creando ogni volta che faccio new reconnect, cioè faccio reconnect A uguale new reconnect, e quel reconnect corrisponde alla connessione web, a quell'oggetto reconnect. E allora la stessa cosa. No, allora, dbconnect è un oggetto che ottiene, in questo caso ottiene una nuova connessione. Ogni volta che chiamo questo metodo me ne dà una nuova diversa. Tu stai dicendo, ma no, io perché dovevo fare così? Fammi capire se ho capito la tua domanda. Io, una volta che ce l'ho, la salvo. Prima di ritornarla, e poi vabbè, adesso bisogna aggiungere un pochino di logica a questo metodo per dire se per caso ce l'ho già, non ne chiedo una nuova e ti restituisco quella vecchia. Questo qui servirebbe abbastanza poco, perché mi permetterebbe di restituire la stessa connessione che ho salvato in My Connection se un utente chiamasse più volte lo stesso metodo getConnection sulla stessa istanza di oggetto dbConnect. Però ogni volta che faccio new ho un oggetto diverso. È chiaro? Che poi andiamo dall'altra parte, andiamo sul DAO. L'ho salvata qua, in una variabile locale della classe, in una variabile di istanza. Però ogni volta che faccio new ho un'istanza diversa di questa classe e quindi un'istanza diversa di questa variabile. Quindi ogni volta che chiamo new, quindi ogni oggetto di tipo dbConnect, ha la sua coppia privata. Se su quell'oggetto chiamassi più volte getConnection, mi ridarrebbe sempre la stessa. Ma in pagine JSP diverse, o anche solo in metodi del DAO diverse, se faccio new ogni volta di questo dbConnect, me la crea nuova, anche se la metto nel costruttore. Quindi c'è una cosa che si potrebbe fare: dichiarare statico questo metodo, questa variabile. Una variabile statica è una variabile che viene condivisa tra tutte le istanze della classe. Quindi questa classe la posso istanziare 100 volte, ma quando useranno la variabile mycon, è la stessa variabile per tutti. Se faccio tre istanze, new dbconnect, new dbconnect, new dbconnect, tutte e tre useranno vedranno la stessa variabile. Ok? Allora, questo qui avrebbe la limitazione che è riuscire a costruire una sola connessione per tutti, che verrà condivisa da tutte le pagine web. E su una connessione posso mandare una query per volta. Quindi tutte le query delle mie pagine, no, verrebbero sequenzializzate, una dopo l'altra. Se ho più utenti che navigano in contemporanea, devono aspettarsi uno con l'altro, perché stanno usando tutti una stessa connessione verso il database. Ma se vuoi, peggio ancora, c'è il fatto che se per caso c'è una connessione uguale per tutti, e per caso il client di questa connessione mi fa così, chiude quella connessione, la chiusa a tutti, non ha chiuso la sua. Ha chiuso l'unica che c'è, che è condivisa per tutti. Quindi noi abbiamo, in realtà stiamo cercando di risolvere, dai, stiamo cercando di risolvere due problemi contemporaneamente. Uno è quello di toglierci dai piedi questa istruzione di connessione, e l'altro è quello di trovare un buon compromesso per capire quante sono le connessioni che voglio tenere aperte col database senza dover aprire e chiudere ogni volta, senza dover rischiare che poi l'operazione di una pagina vada ad influenzare quello che sta facendo l'altra pagina in parallelo. Allora, questo secondo problema è più complicato, ma per fortuna c'è già il modo per risolverlo. Il primo ce lo possiamo risolvere così noi. Quindi, io direi, la versione base, no? Non ha bisogno di questo caching del risultato,
Al limite questo metodo potrebbe essere anche un metodo statico, perché tanto non modifica nessuna variabile distanza, perché questa classe non ne ha. E quindi di fatto mi semplifica, dove siamo, dov'è il DAO? Il DAO a questo punto può semplicemente scrivere connection uguale dbconnect.getConnection. Non è pure bisogno di fare una new per creare un oggetto che mi serve solamente per creare un oggetto connection. Quindi noi deleghiamo, avremo questo oggetto di bconnect a cui delegheremo tutte le creazioni di connessioni. Ogni volta che lo chiamo mi crea una connessione nuova, me la dà e poi io ci lavoro. Se dovessi modificare qualche cosa, basterà modificare quell'oggetto di bconnect, modificare il tipo di database, modificare le password o quello che volete. Oppure rendere via via più intelligente e più furba la gestione di queste connessioni. Noi perché ragioniamo tanto su come fare a creare questa connessione, che tipo di interfaccia avere, no? Tra dbconnect e il DAO? Perché adesso questo dbconnect ci abbiamo messo 5 minuti a fare un'implementazione scema di 3 righe, che ha tutta una serie di difetti, tra cui lei ne ha trovati un paio. No? Però a questo punto questa è l'interfaccia. Se volessimo lavorare sul metodo getConnection da dbconnect, abbiamo modo di farlo, ma a questo punto non dovremmo più toccare nessun DAO, non dovremmo più toccare più nessun controller. Abbiamo separato il problema. Ne abbiamo una prima implementazione di base, per nulla ottimizzata, ma comunque funzionante. Anche qui, questo povero dbconnect, adesso c'è scritto dentro il nome del database degli indirizzi, magari converrebbe metterlo in un file di configurazione da qualche parte, all'esterno. E beh, abbiamo tempo di farlo. Per ora lo prendiamo qui. E quindi anche questo utente DAO, sia nel metodo fillListUtente, sia nel metodo createUtente, lo trasformiamo nello stesso modo. Ovviamente, tra l'altro, riusciamo anche a toglierci dai piedi l'eccezione di classNotFound, che erano dovute, se vogliamo, alle stranezze della JVM, in particolare del classLoader. E anche la SQL exception, lui mi dice, ci vuole una parentesi graffa, lui vorrebbe anche, ok. E qui ce n'è una di troppo, vero? Questa qui. Ok, cancellato un pezzo di troppo. Vabbè, questo è un primo passaggio. Fare in modo che il DAO non abbia informazioni dirette di connessione, ma deleghi, centralizziamo l'operazione di connessione in una classe unica. Tra l'altro qui possiamo anche togliere alcuni import, tipo il driver manager. Ok, ma poi c'è l'altro problema. L'altro problema è che così non abbiamo cambiato la sostanza, abbiamo solamente rimosso una dipendenza all'interno di una classe, una dipendenza di tutti i metodi dei DAO, di tutti i DAO rispetto alle informazioni sulla connessione, che è una cosa che mi dava molto fastidio. E l'abbiamo trasformata in una dipendenza indiretta, tutti i metodi di DAO a questo punto dipendono dalla classe dbconnect, anzi dall'interfaccia della classe dbconnect, la quale dipenderà dalla implementazione, dal tipo di database a cui vogliamo collegarci. Abbiamo separato e localizzato in un punto questa dipendenza anziché averla sparsa lungo tutto il codice. Ma rimane l'altro problema. Il problema è che comunque ogni volta che apro una pagina, ogni volta che questa pagina crea un DAO, ogni volta che questo DAO fa una query, apre una nuova connessione. Adesso noi abbiamo avuto un controller sempre molto stupidi, molto semplici, facciamo una query sola ogni controller. Quindi di fatto stiamo aprendo una connessione per fare una query per ogni pagina. Ma immaginate pagine più complicate, come quella di un sito un po' complesso, quante query devono fare. Se ogni query chiama un metodo di DAO e questo metodo di DAO apre una nuova connessione, una singola pagina può tranquillamente mangiarsi 10 connessioni.
creare, aprire 10 connessioni diverse e non possono essere condivise, cioè non abbiamo nessun modo di condividerle a livello di controller, perché il controller non deve sapere nulla rispetto alle connessioni. Chiama i metodi del DAO e basta, ci pensa il DAO a parlare con i dati. Allora, questo chiaramente è un problema serio ed è risolvibile, eh? Attraverso un meccanismo che prende il nome di connection pool, che è un meccanismo che poi concettualmente si applica in molti contesti. Si applica, diciamo, se vogliamo, un pattern di pooling, no? Un pool è un gruppo, no? Il pooling si usa, è una soluzione che si adotta ogni qualvolta c'è un numero limitato di risorse costose da ottenere, ma con utilizzo limitato nel tempo. E allora ne compriamo un po', le mettiamo lì e poi ce le scambiamo. Perché magari ci serve solamente per poco tempo, non ha senso che ciascuno ce l'abbia, no? Immaginate, il primo esempio che mi viene in mente è un tagliaerba, no? Per chi di voi ha il giardino sa che di tanto in tanto deve passare a tagliare l'erba. Il tagliaerba è un oggetto che ha un costo, ma che tu usi un'ora ogni 2 settimane. No? Allora è abbastanza inefficiente, perché se hai un vicinato, no? In cui ciascuno ha il suo oggetto, c'è stato un costo per acquisire tanti dispositivi che poi per la maggior parte del tempo sono non utilizzati. Quando invece sarebbe più efficiente averne, non dico uno solo, perché poi si va a litigare, ma 2 o 3 che metti in comunione. E ciascuno lo prende quando gli serve, sperando che proprio nel momento in cui gli serve non siano tutti occupati, ma se è così aspetta solamente un ennesimo rispetto ad averne uno solo. Ecco, la stessa cosa facciamo col database. Perché aprire e chiudere una connessione al database è costoso. Costoso in termini di risorse per il database, in termini di CPU, è un costo, cioè un'operazione che è lenta e pesante. Da un lato mi rallenta l'applicazione, cioè passano più millisecondi prima che l'utente abbia questa benedetta pagina, e questo può scontentare l'utente, ma se ho un carico maggiore sulla CPU vuol dire che a lungo termine, se io sto pensando a grandi numeri di utenti, avrò bisogno di più CPU. E quindi ho anche un po' un costo economico, quindi ho un costo sul lato dell'usabilità e un costo anche poi economico, chiaramente se pensiamo a grandi numeri. Però attualmente cosa facciamo? Vogliamo fare una query o 1 o 2 piccole query, allora apriamo una connessione e questa implica un unshaking a livello di rete, quindi uno scambio di pacchetti per aprire le connessioni TCP banalmente. Poi mandare le informazioni di autenticazione, quindi il database le controlla, internamente lui ci fa la query sulle sue tabelle degli utenti, delle password, poi finalmente mi autorizza e posso mandare le query. Ottengo il risultato, una volta che ho fatto tutta questa fatica di ottenere, faccio una query e me ne vado, no? Se vogliamo un altro paragone con questo, quando telefonate a un call center, un servizio clienti, no? State tanto in attesa, poi vi dicono 2 cose, mettete giù, no? Perché avete risolto il problema. Il problema è che il tempo che avete perso oramai. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo gestire un insieme di connessioni sempre aperte verso il database. No, tutto questo è la differenza proprio di sviluppo storico tra le tecnologie web e le tecnologie di database. I database, quando sono nati, sono stati concepiti e pensati per avere connessioni di lunga durata, long-lived connections le chiamano, con la vita lunga. Mi collego al mattino sul mio terminale, il terminale apre una connessione al database e rimane attiva per tutto il giorno. Alla sera alle 5, quando smonto, spengo il terminale e spegno la connessione. Nel mondo web invece la durata è 20 millisecondi, non è 8 ore della connessione. E allora troviamo una via di mezzo. All'avvio dell'applicazione web, quindi non quando c'è la pagina web che chiama, il controllore che chiama il DAO, ma proprio quando parte Tomcat, chiediamo a Tomcat per favore di, o al contenitore, al container, di aprire qualche connessione per noi. 1, 5, 10, adesso poi dipende chiaramente da quanto vogliamo caricare il database. Le apre
chiaramente per poterle aprire deve avere le informazioni sull'utente, la password del database che vogliamo usare, e una volta che le ha aperte, le tiene aperte, libere, a disposizione. Le singole, qui c'è scritto pagine GSP, in realtà poi sono i DAO che lo fanno, prendono in prestito una connessione per un piccolo periodo di tempo. Però la connessione è già aperta, è già subito pronta. Quindi il DAO prende la connessione in prestito, la usa, quindi ci fa una query e la restituisce subito. Quindi non la chiude, la restituisce. E nel momento in cui la restituisce, altri DAO, altri metodi di altri DAO potranno riprenderla in prestito. Quindi dal punto di vista della connessione è un oggetto che in realtà viene un po' abusato, no? Nel senso che vengono lanciate su questa singola connessione tante query che sono scollegate tra di loro. Sono relative a pagine diverse, ma magari anche di utenti diversi che stanno navigando il sito. Quindi dovremmo fare un po' attenzione anche noi di non lasciare la connessione sporca. Quindi se c'è un oggetto statement, pulirlo, chiuderlo, eccetera. Però a parte questo, che è buona educazione di non lasciare le cose sporche quando le usi, però la stessa cosa, soprattutto se condiviso con altri, questa soluzione è più efficiente. E permette di fatto di pagare il costo di aprire le connessioni una volta sola all'avvio dell'applicazione. E poi si va alla massima velocità. Allora, questa possibilità è prevista, ovviamente, nell'architettura Java Enterprise. L'architettura Java Enterprise prevede un oggetto da utilizzare alternativo al driver manager che implementi una politica di gestione di un pool di connessioni. Quindi questo oggetto si chiama data source. Data source lo immaginate come un driver manager che poi al suo interno gestisce un pool di connessioni. Questa è la specifica. Dopodiché voi dovete controllare che l'implementazione che usate del container, nel nostro caso Tomcat, implementi questa specifica, quindi fornisca qualche classe che implementi l'interfaccia data source. Nel nostro caso siamo fortunati perché Tomcat implementa questa. Tomcat è un container un po' strano, nel senso che lui, Tomcat non è un'implementazione completa delle specifiche Java Enterprise. Implementa bene la parte web, più alcuni pezzi che di solito servono, come questo, come quello del data source. Quindi vuol dire che tutto il ragionamento che stavamo facendo prima, no, su come e quando apro le connessioni, in realtà lo delegheremo tutto completamente a Tomcat. E diremo, senti, gestisci tu le connessioni e poi prestamele quando mi servono. Quindi, da qualche parte, quando Tomcat partirà, dovremmo insegnargli a creare un connection pool. Lo faremo come? Con i file di configurazione di Tomcat. Nel caso particolare si chiama context.xml, un file di configurazione che Tomcat legge, e leggendo le istruzioni che scriveremo lì dentro, lui si creerà un oggetto di tipo data source e con questo oggetto aprirà un certo numero di connessioni verso il database con le credenziali che gli avremo specificato nel file di configurazione. Poi c'è un secondo problema, che una volta che Tomcat si è creato questo oggetto, come faccio io ad averlo? Visto che l'ha creato lui, il DAO, poverino, come fa a saperlo? A avere riferimento a quell'oggetto? Chi glielo dà? Qualcuno potrebbe dire, ma lo mettiamo come bin di applicazione, un riferimento a quell'oggetto. Il problema è che, sì, andrebbe bene, peccato che il contesto di applicazione, così come i contesti di request e di session, non sono visibili dalle classi Java. Sono visibili solamente dalle pagine JSP o dalle servlet. Da un bin non posso usare application o session o request come variabili. No? Quindi non è visibile. Deve esserci un modo per cui dall'interno di un metodo di un DAO, che è proprio veramente sotto nei livelli, sia possibile parlare con Tomcat per dirgli, senti, ma io so che tu dovresti aver creato un oggetto di tipo data source,
mi dà il riferimento così, visto che ne ho bisogno. Allora, anche questo è possibile usando un servizio di directory. Una directory è di fatto un dizionario che può memorizzare con delle chiavi che scelgo io degli oggetti. E questo è, diciamo così, interrogabile generalmente da tutti gli oggetti, quindi non è legato al ciclo di vita dell'applicazione web. Tomcat implementa non un servizio di directory completo, ma un pezzettino del servizio di directory, quindi non della specifica che in Java si chiama JNDI, il pezzettino che ci serve. Quindi in pratica avremo due passaggi. Un primo passaggio è chiedere al servizio di directory, dammi un oggetto data source che è associato a questa applicazione web. Una volta che ho ottenuto l'oggetto data source attraverso l'interrogazione delle directory, chiederò l'oggetto data source, dammi una connessione. Dove dammi una connessione non vorrà mai dire dammi una connessione nuova, ma dammi una connessione libera tra quelle che hai a disposizione. Ok? Questo è il diagramma delle classi che l'architettura JDBC prevede. Dove questa classe qui è quella che fa il lavoro vero. Queste classi azzurre sono quelle che fanno il lavoro vero, cioè sono le uniche che sono classi. JDBC Driver Vendor Pooled Connection, che è una classe connection, qui è un nome di fantasia questo, non ci sarà nessuna classe che si chiama così. JDBC Driver Vendor vuol dire è la classe che mi fornisce il vendor del driver, cioè nel nostro caso sarà una classe interna al driver JDBC. E poi invece c'è il data source, che è un pooling vendor data source, quindi è l'oggetto data source che viene fornito da qualcun altro, dal pooling vendor, cioè da chi mi vende la funzionalità di pooling, in questo caso Tomcat. Quindi qui ci sono degli oggetti sviluppati da Apache Tomcat, degli oggetti sviluppati da MySQL, che implementano le interfacce. Noi, come sempre, in Java Enterprise, molto del lavoro si fa direttamente con le interfacce, proprio perché non sappiamo quali oggetti saranno sottostanti. C'è l'interfaccia data source, che in ultima analisi mi fornisce una connection. Quindi noi lavoreremo con queste due interfacce. Parlo con una data source e mi faccio dare una connection. Poi internamente sappiamo che questa data source corrisponderà a un certo oggetto, data source, che gestirà effettivamente il gruppo di connessioni, da qualche parte se le salva, e ciascuna di queste connessioni è di tipo pull connection e che è implementata dal driver opportuno. Poi qui, questa roba interna, loro, come fa lui a sapere se è una connessione collegata, scollegata, usata, libera, eccetera, ci interessa meno, no? Sono gli eventi legati al ciclo di vita delle connessioni. Quindi, nella pratica dicevamo ci sono due passaggi. Primo passaggio, dire alla parte di directory, JNDI, di Tomcat, che voglio rendere disponibile, registrare nel dizionario, nella rubrica, un certo oggetto. Questo lo si fa lavorando sul file di configurazione dell'applicazione web, che non è il file di configurazione di Tomcat. Il file di configurazione dell'applicazione web si chiama web.xml e è scritto dentro webinf. E io qua sto dicendo resource reference, cioè dichiaro il riferimento a una risorsa, non sto creando nulla, sto dando un nome simbolico a qualcosa che ci sarà, ci dovrà essere, c'è già, diciamo. Spero che ci sia già, se non ci fosse darebbe errore. Sto dicendo che da qualche parte, a livello di container, quindi a livello di Tomcat, è stato creato e reso disponibile un oggetto di tipo datasource, javax.sql.datasource, e a questo oggetto è stato dato il nome jdbc/testdb. Queste istruzioni fanno sì
che quando del codice Java dentro, che gira dentro la mia applicazione web, interroga il servizio di directory, e poi vediamo quali sono le istruzioni per farlo, chiedendo di questo nome, gli venga restituito un oggetto di tipo data source che sta in questo contenitore, in questo contesto. Okay, rende visibile questo nome, diciamo, questa istruzione di web.xml. Questa è un'implementazione grezzissima di una directory. Dentro un file XML metto gli elenchi, uno dopo l'altro, i nomi che mi servono. Normalmente le directory sono cose molto più complicate, anche oggetti distribuiti. Di solito esiste un'intera tipologia di server, cosiddetti server LDAP, che sono dedicati a fare questo tipo di cose. No? Ma come dicevo, Tomcat fornisce delle implementazioni minimali che ci permettono di lavorare. Dopodiché questo rende accessibile attraverso quel nome un oggetto che deve essere già stato creato. Da chi? Da Tomcat. E come fa a sapere Tomcat che deve crearlo? E soprattutto come fa a inizializzarlo con delle informazioni di connessione opportuna? Questa è un'altra informazione che metteremo in un altro file di configurazione che si chiama context.xml, sempre dentro webinf. La differenza tra web.xml e context.xml è che il contenuto di web.xml fa parte dello standard Java Enterprise, quindi è portabile tra diversi tipi di implementazione. Context.xml invece è specifico di Tomcat, quindi quel file context.xml, se usate un application server diverso, non viene letto. Ogni application server ha il suo file con i suoi comandi dentro diversi. Vabbè, nel caso del nostro Tomcat si va a leggere quando parte, prima di avviare l'applicazione, va a leggere il context.xml e interpreta i comandi che trova lì dentro, sempre in XML, e in particolare a noi interessa un campo resource. Vedete la differenza? Prima era un resource reference, faccio riferimento a una risorsa che già esiste. Questo invece si chiama resource e ci suggerisce che sto creando una nuova risorsa, a cui do un nome, jdbc/testdb, e questo nome ovviamente è lo stesso nome con cui verrà reso pubblico nella directory. Questi devono coincidere. Così come il livello di autorizzazione, quindi il contesto in cui questo nome è disponibile, e il tipo del dato. Questi tre sono ovviamente le stesse cose. Sto creando un oggetto con certe caratteristiche e dall'altra parte sto richiamando un oggetto con le stesse caratteristiche, nome, tipo e contesto. Da qui in giù ci sono i parametri di lavoro, che sono specifici del tipo di oggetto. In questo caso sto creando un oggetto data source e lui si aspetta un certo insieme di parametri, tra cui sicuramente l'indirizzo di collegamento al database, la classe del driver, username e password, e volendo dei parametri di gestione. Parametri di gestione dice max active uguale 100, in questo caso vuol dire non aprire, sto parlando col data source, quindi col gestore del pool di connessioni, e sto dicendo non aprire mai più di 100 connessioni, comunque. Lui tenderebbe ad aprirne, ne apre un numero dinamicamente variabile di connessioni in funzione di quante ne sta richiedendo l'applicazione web, però gli sto mettendo un massimo, 100. E quando sono attivo? Quando invece sono idle, quindi di fatto non ci sono richieste, puoi scendere fino al massimo a 30. Quindi ti giochi il numero di connessioni in questo modo. Se nulla è, cioè non tenere mai più di 30 connessioni inattive. Se sono attive, vabbè, aprile, alza pure, aumenta pure il numero di connessioni anche sopra il 30, ma non superare il 100. Il numero minimo qui non l'abbiamo configurato, solo deciderà lui. E poi c'è un max wait, che sono 10.000 millisecondi, quindi 10 secondi, che è il tempo massimo per cui lui può aspettare che una query lavori, che in realtà 10 secondi è un tempo lunghissimo. Cioè, per evitare che una pagina web con una query pazza blocchi tutta l'applicazione web, dice tutte le query che girano per più di 10 secondi vengono uccise. L'oggetto connection le blocca. Vabbè, poi ci sono i vari parametri di connessione, che non è nulla di speciale,
C'è solo un parametro che non avevamo visto prima, c'è un autoReconnect uguale true, che conviene specificare nel caso in cui c'è una connessione vada in timeout. Questo dice al data source: se per caso ti accorgi che vada in timeout, anziché buttarla via, ricollegati subito, riaprila in automatico. E quindi conviene averlo sempre. Allora, con questi due, diciamo così, blocchi di XML messi nei punti giusti, abbiamo risolto il nostro problema. Nel senso che all'avvio di Tomcat vengono aperte un certo numero di connessioni, queste connessioni sono ricordate e gestite dall'oggetto data source, il quale oggetto data source è visibile a tutta la mia applicazione web perché l'ho registrato nella directory. Da adesso in poi, tra l'altro, tutte le informazioni di collegamento al database sono tutte nascoste dentro questo file di configurazione. Le tolgo dal mio DB Connect, non mi serve più. Sono messe qui, quindi veramente in un punto unico, dentro un file di configurazione, neanche dentro una classe Java. Quindi se dovessi modificarle, non devo neppure ricompilare una classe. Che è giusto che sia così. L'unica dipendenza che ho è il nome di questa risorsa. Ecco, a questo punto, cioè, ho fatto tutta questa configurazione, Tomcat ha fatto la sua parte e aspetta che le classi Java interroghino e usino queste risorse. Questo in realtà è facile. Bisogna usare il codice simile a questo, di cui le prime due o tre istruzioni sono istruzioni JNDI, per interrogare la directory e ottenere riferimento al data source. Vedete che il punto d'arrivo è avere un oggetto data source qua sotto. Dopodiché c'è il vero lavoro, e poi adesso leggiamo le istruzioni. Però queste tre istruzioni servono per avere il data source interrogando la directory. Poi, una volta che ho l'oggetto data source, chiamo il metodo getConnection e mi ritorna un oggetto di tipo connection. Non è dello stesso tipo di classe che avevo prima, perché questa è una connessione di tipo pool, proveniente da un pool, e si comporta in modo diverso sia perché ha un timeout associato, ma sia soprattutto perché il metodo close non chiude realmente la connessione, ma semplicemente la restituisce come libera al data source. Quindi viene ridefinito il significato del metodo close. E questo è un bene, perché io continuo a fare get connection per aprire e close per chiudere. Però il significato di questi due metodi è cambiato. Il codice dei client, il codice dei, in questo caso dei DAO, non cambia. Get connection per avere la connessione, close per dire non mi serve più. Solo che con un'implementazione semplice legata ai driver manager vuol dire apro una nuova connessione, chiudo realmente la connessione. Con un'implementazione basata sul data source significa prendo in prestito, la get connection significa prendo in prestito una connessione, e la close significa rendo il prestito, te la riporto perché non mi serve più. Però dal punto di vista del codice non dobbiamo più imparare nulla. Le istruzioni precedenti sono interrogazioni. Questo metodo lookup interroga, cerca questo nome all'interno di un certo contesto. L'oggetto context è il nome dell'interfaccia che modella la directory. Di fatto cosa fa? Cerca questo all'interno di un environment context, e questo environment context è stato restituito da una query che ricercava quest'altro nome all'interno di un contesto iniziale. È un giro un po' contorto, nel senso che abbiamo un initial context che di fatto corrisponde, immaginatevi, alla radice della directory, immaginatevi come un albero di nomi. No? Allora, tutti i nomi registrati da Tomcat vanno a finire sotto compenv, l'environment. Questo è standard. Java due punti slash core slash, slash env è la radice della parte JNDI della directory. E questo mi restituisce un context, un init context, un environment context. Di questo, su questo contesto dell'environment, dell'ambiente di esecuzione, possiamo fare un ulteriore lookup dettagliato di quel nome. Questo purtroppo i nomi sono diversi, ma questo
Compenv corrisponde a questo container che abbiamo qui, cioè il posto in cui è stato registrato questo nome. In realtà questi due lookup possono essere benissimo concatenati, nel senso che basta fare java compenv slash jdbc testdb. Le ho mantenute separate perché questa è una stringa costante che è sempre lei in qualunque applicazione, questa che ho scritto in blu deve essere invece personalizzata ogni volta e deve coincidere ovviamente con ciò che c'è nel web.xml, che a sua volta coinciderà con quella che c'è nel context.xml. Allora, questo lo facciamo una volta per tutte, questo lavoro, quindi creazione del data source, registrazione del directory e scrittura del codice per andare a ottenere una connessione interrogando il data source che ho ottenuto dal directory, lo facciamo una volta sola e da quel momento in avanti le nostre applicazioni web hanno risolto il problema delle connessioni. Una volta sola, nel senso che modificato il nostro progetto non dobbiamo più toccare nulla. E quando creeremo nuovi progetti, una delle prime cose che faremo è copiarci l'oggetto di bconnect e copiarci il web.xml e il context.xml in modo che nella nuova applicazione ci siano queste capacità, che abbia queste capacità, abbia queste funzionalità. Vabbè, qui ci sono alcuni confronti che però sono falsi, cioè falsi, nel senso che sono esagerati, di applicazioni che fanno delle query ripetutamente confrontando l'implementazione non pooling con l'implementazione pooling. L'implementazione non pooling è quella normale col driver manager, quella pooling è quella, diciamo così, che col connection pool del data source, e fa vedere all'aumentare il numero di query, quindi iterazioni in cui vengono fatte delle query, si vede che il tempo di una connessione di implementazione senza connection pool, quindi una connessione nuova per ogni query, è di fatto proporzionale al numero di query. Per passare da 100 query a 1000 ci metto 10 volte tanto di tempo, praticamente. E se 100 query le faccio e le rifaccio subito dopo identiche, ci rimetto esattamente lo stesso tempo. E questo perché ogni volta riparto da capo. Mentre invece in un'implementazione col pooling, quello che si vede è che la prima volta ho un costo, perché appena parto devo aprire un certo tot di connessioni. Ma poi le volte successive, sì, è ancora lineare forse, con il numero di iterazioni. Cresce con il numero di iterazioni, ma siamo su ordini di grandezza, vedete questo, 1, 2, 3 volte, 1000 volte più veloce, come ordine di grandezza, tre ordini di grandezza. Perché la maggior parte del tempo, 1000 volte più veloce, vuol dire che il 99,9% del tempo veniva speso ad aprire e chiudere connessioni. Tolto di mezzo questa gestione delle connessioni, è rimasto il tempo netto di query, che è minore. Adesso questo è un benchmark sintetico che aveva lo scopo di far vedere esattamente questo fenomeno, quindi di estremizzarlo. Nei casi reali la differenza è minore, ma sicuramente significativa, no? Vuol dire che di questi 5.000 millisecondi, ce ne sono 50 per ogni connessione, no, queste vengono fatte 100 volte. Vuol dire che di questi 5.000 circa millisecondi, 4.400 millisecondi, diviso 100 sono 44 millisecondi, quindi una cinquantina di millisecondi ogni volta che apro una connessione. Questo a spanne potrebbe essere il numero, no? L'ordine di grandezza che ci ricordiamo. Aprire una connessione costa 50 millisecondi. Se lo faccio una volta all'inizio, chi se frega 50 millisecondi? Posso aprire 10 connessioni e spendo mezzo secondo, che è ciò che viene fatto qua. Apre 10 connessioni. Ma se lo devo fare ad ogni query, oppure più di una volta per pagina, sono 50 millisecondi che si sommano. Tenete presente che stiamo parlando di applicazioni web, questi tempi si sommano ai tempi di collegamento su internet, si sommano ai tempi di layout della pagina, se superate il mezzo secondo e i tre quarti di secondo, gli utenti cominciano a odiarvi. Quindi, oltre al fatto che risparmiamo tanti soldi di hardware, perché poi questi millisecondi non vengono spesi a prendere il sole. No? Sono le CPU che stanno frullando per aprire connessioni, controllare, eccetera, eccetera. Quindi corrisponde a un carico decisamente superiore del database server. Ok, allora, trasformiamo
la nostra applicazione, questo dbconnect che tanto ci piaceva, già lo cancelliamo, e andiamoci a prendere il collegamento col database. Adesso devo solo attivare MySQL server per potermici collegare. Start. Ok. E noi avevamo un database prenotazioni, no? Con la nostra tabella. Utente con cui avevamo giocato, no? La volta scorsa. Allora, io mi sono già messo da parte delle copie da un progetto vecchio di web.xml e context.xml, perché sui, di fatto è un copia e incolla rispetto ai lucidi e rispetto a ciò che trovate nella documentazione Java Enterprise, però la cosa poco simpatica è che non è molto chiaro, anche nella documentazione ufficiale, quale debba essere la dichiarazione iniziale del file XML. Ti danno il pezzettino da aggiungere, però tutto il resto magari non te lo danno, quindi per quello che io vado avanti a prendi copia e incolla. Allora, questi due file sono da un progetto vecchio, quindi lo prendo, vado nel mio progetto, file bravo, e creo nel nostro progetto prenotami dentro, forse ho sbagliato una slide, fatemi controllare, sì, ho sbagliato una slide, me ne sono accorto adesso, perché il context.xml non sta in webinf ma in metainf. Infatti quando l'ho letto non ero convinto, adesso ho visto che nel progetto è in metainf. Perché infatti webinf è la parte standard che contiene le librerie e i file di configurazione, metainf è la parte invece custom del server. Così mi quadra di più. Allora vuol dire che dentro la directory metainf, quindi web content metainf, noi dobbiamo, dove c'è il manifest, dobbiamo creare un nuovo file che chiamiamo context.xml. E dentro questo file context.xml ci vado a mettere questo contenuto in cui indico innanzitutto l'indirizzo, cioè il nome del database, che si chiama prenotazioni, con MySQL JDBC driver, va bene, username e password, però non abbiamo ancora creato altri utenti, quindi lasciamo questi, root, questi parametri possiamo lasciarli così, javax.sql.datasource, va bene, container, ecco, diamogli un nome a questa risorsa, la possiamo chiamare prenotazioni DB. Quindi bisogna personalizzare questi due o tre punti, chiaramente, con i dati specifici del nostro database. E lo salviamo. Primo pezzo. Quando Tomcat partirà, leggendo questo file, creerà un oggetto data source che proverà ad aprire un certo numero di connessioni verso il database. Primo. Secondo passaggio, web.xml. Anche qui prendiamone uno di esempio e ce lo importiamo nel nostro progetto, questa volta creandolo giustamente in webinf. Quindi dentro webinf creo un nuovo file e chiamalo
web.xml, tutto minuscolo. Allora, partiamo da questo esempio. Le prime due righe sono semplicemente la dichiarazione del file, del formato del file, dello schema del file XML. Qui diamo il nome dell'applicazione. Questo welcome file list indica il nome dei file, delle pagine web HTML oppure JSP che devono essere cercate in una directory quando l'utente si collega al sito senza indicare il nome del file. Quindi quando ci colleghiamo a localhost due punti slash prenotami, basta, finisce lì senza più nessun nome di pagina JSP. Tomcat va a cercare nell'ordine se c'è una pagina lì dentro che si chiama index.html, se non c'è index.htm, se non c'è index.jsp e così via. Quindi tutti i nomi che lui cercherà in ordine e quindi normalmente troverà un index.jsp. E poi in realtà c'è quello che ci serve, resource reference, che prenderà lo stesso nome prenotazione DB che avevamo dato. E basta, in questo caso non cambia altro, no? È una configurazione standard, di fatto stiamo solamente registrando il nome. Allora, fatte queste due operazioni, siamo pronti per andare a modificare il nostro DB Connect. Che a questo punto, quando fa una get connection, non va più a crearsela nuova lui, conoscendo i parametri di connessione, ma va a interrogare il context, ossia la directory, per farsi dare il riferimento al data source e dal data source si fa dare in prestito una connessione. Quindi è ciò che abbiamo qui. Possiamo in prima battuta copiare questo codice nella classe getConnection. Dove al posto di testDB ovviamente metteremo prenotazioni DB. E questa connessione alla fine del lavoro la restituiremo al chiamante. Adesso a questo punto bisogna mettere un po' a posto javax.naming è quello giusto. javax.naming context e poi javax.sql.datasource, sono questi tre oggetti. Adesso una volta messa a posto tutte le classi, lui si accorge che queste qua sono in grado di sparare una quantità indecente di eccezioni e quindi vediamo di gestirle. Le operazioni sul data source, sulla directory, sparano eccezioni di tipo naming exception, quindi errore di lookup essenzialmente. Mentre invece questo qui, ovviamente lo sappiamo che sì, mettiamolo qua, questo sappiamo che genera eccezioni di tipo SQL exception, che per ora lasciamo non gestite, nel senso che stamperanno un messaggio sul log di Tomcat, in realtà dovremo poi decidere che cosa farci. Quello che potremmo fare è ritornare un bel null, oppure a sua volta sto pensando cosa possiamo fare se non riusciamo a collegarci al database, niente, morire, quindi... Thank you.
row. Così non ritorniamo mai un null. Quando abbiamo qualcosa da ritornare lo ritorniamo, altrimenti spariamo un'eccezione che, a meno che non venga gestita dai livelli superiori, arriverà fino al DAO, fino al controller, fino a Tomcat, e Tomcat mi genererà la pagina di errore. Almeno mi accorgo subito che c'è qualcosa che non va. E me ne accorgo non perché vedrò riferimento a una variabile nulla dentro una linea di codice che non so più quale sia, ma dentro l'eccezione ci sarà scritto il motivo della naming exception o il motivo della SQL exception, e quindi lo vedo direttamente sul log. Quindi cerchiamo di intercettare le eccezioni che non possiamo gestire, cerchiamo di intercettarle il prima possibile e renderle evidenti. Allora, noi abbiamo cambiato completamente l'implementazione di questo getConnection senza dire nulla ai DAO che lo usano, ma dovrebbe andare bene, no? Vediamo se funziona tutto. Allora, proviamo a far partire la nostra applicazione lanciando magari due elenco prenotazioni, che è quello che fa un po' di query, e vediamo se succede qualcosa. Prenotami, ok. Allora, qui alla fine abbiamo la stessa pagina che avevamo la settimana scorsa. Se andiamo a vedere MySQL, ci dovremmo accorgere che sono state create, sono state aperte un certo numero di connessioni che prima non c'erano. Tomcat ha aperto almeno queste due connessioni qua. Ah no, DB prenotazione, eccola qua, questa qua, scusate, la 8. In questo momento ha deciso di aprirne una. Chissà se riusciamo a convincerlo ad aprirne di più, andando a fare tanti refresh, facendo finta di essere in tanti utenti. Non sono abbastanza veloce. Dice che in tutto ho cliccato tante volte, ma sono riuscito a farlo lavorare solamente per 2 secondi, 8 secondi. Ma non a sufficienza perché Tomcat decidesse di aprire nuove connessioni. Però a questo punto è un problema suo. Ma io so che c'è questa connessione, rimane aperta. Se fate la stessa verifica con la versione vecchia di questo sito, vedete che la connessione è chiusa. Ovvio, se dovete proprio essere fortunati per beccarla nel momento in cui viene usata, no? Invece qua rimane sempre la connessione aperta. Se effettivamente gli utenti fossero tanti, Tomcat vedrebbe che tranquillamente apre nuove connessioni fino al limite di 100 che gli abbiamo detto. E questo continua a funzionare no, stiamo toccando, usando pagine del sito che non abbiamo più modificato, no? E però queste funzionano tranquillamente col connection pool, mentre prima funzionavano volevo vedere il log delle query, ma non è configurato per registrare, mentre prima funzionavano col driver manager. Quindi da adesso in poi questo sarà il nostro modo standard di lavorare. Questa classe qui di dbconnect di fatto fa tutto quello che deve fare, non ha bisogno d'altro. La prendiamo, la spostiamo, la riusiamo, sono quelle classi di utilità. Ci sono vari altri modi di realizzare queste cose, nel senso che alcuni approcci non fanno una classe a parte, ma di fatto fanno una super classe, una sorta di classe madre da cui tutti i DAO ereditano questo metodo. Quindi una classe astratta che contenga questo metodo, e poi quando io creo una classe, un oggetto che voglio usare come DAO, lo farò estendere questa classe, super classe dei DAO, in modo che si vada a realizzare una copia di questo metodo, anziché mettere in una classe che qua io ho chiamato dbconnect. Sono poi modi di programmazione diversi, scelte architetturali diverse, ma la sostanza è quella di avere un metodo in cui concentro la connessione e un file di configurazione, anzi due, in cui concentro le informazioni sulla connessione. Ok?
Ecco, questo è il primo argomento di, diciamo così, di irrobustimento, no, della nostra connessione col database. Abbiamo guadagnato tanto in prestazioni e anche semplificato di molto il nostro codice, a fronte di una complessità iniziale che, beh, per fortuna abbiamo una ricetta, copia questo, copia quest'altro. L'altra cosa di cui voglio cominciarvi a parlare, prima di fermarci un attimo, ma tanto per affrontare il problema, è questo. Prendiamo sempre l'utente DAO, tanto per rimanere sul semplice, e andiamo a vedere il metodo inserisci nuovo utente. Allora, queste tre righe, quattro righe, sono bruttissime. Bruttissime. Sia perché sono totalmente illeggibili. No? Per capire cosa succede, io probabilmente avrei dovuto lasciare ancora un commento in cui mettevo la query originaria. E prendo lì, concateno i pezzi, apre le virgolette, chiude le virgolette. E poi vi ricordate che sulla data non siamo mica stati tanto, non siamo stati tanto capaci, no? di convertire l'oggetto date nel formato che voleva il database. Allora, per pigrizia, venerdì scorso abbiamo detto, sentite, facciamo calcolare la data al database, poi troveremo un modo più furbo di farlo. Allora, sarebbe tanto bello poter passare alla query delle cose che siano degli oggetti Java, non degli oggetti Java che poi convertiamo in stringa, che poi lui si riconvertirà in oggetti SQL, o in tipi di dato SQL. Ma questo si può fare e ha due grossi vantaggi. Uno, enorme, di leggibilità e di facilità di conversione dei dati, perché a questo punto la conversione dei dati la faccio fare alla libreria JDBC, che è quella che in realtà è competente nel farlo, perché è lei che sa, la libreria JDBC, sa qual è la corrispondenza tra i tipi di dato SQL di quel database di specifico e i tipi di dato Java. E due, mi permette di risolvere un serio problema di sicurezza che ha questo sito. Allora, pensate a una query qualsiasi, no, su un sito simile a quella che c'è scritta all'inizio di questo lucido. Dammi l'elenco degli utenti del sito. Vabbè, questa query non è particolarmente pericolosa, né legge password, né gioca con le password, eccetera. Semplicemente fa una query in cui dice, dammi tutti i dati di un utente. Quindi io ho appena fatto il login nel sito, no? Fulvio, inserisco la password e ovviamente l'applicazione web deve caricare i miei dati per mostrarmi il profilo, no? Quindi la prima cosa che farà sempre dopo il login farà una query del genere, dammi tutti i dati dell'utente, che è nella tabella utente, dove l'username è, vabbè, quello che arriva dalla pagina JSP precedente. Adesso qui noi non faremo mai una cosa del genere con request.getParameter, perché noi sappiamo che di mezzo c'è il bin che passa al DAO, ma alla fine arriva una stringa in mano, no? Queste stringhe che c'erano qua, u.getNome, arriva dal request. Poi è stata parcheggiata dentro il bin e poi tirata fuori, ma alla fine è quella, no? Quindi, se vogliamo, la sostanza è quella. Prendo una stringa che c'era sulla request e la metto dentro una query SQL. Prendo questa query e mando questa query con la password delle credenziali che ho dato a Tomcat per accedere al database, mando questa query al database. Allora, immaginiamo un utente particolarmente simpatico che decida di provare a fare il login con uno username che sia questo. Normalmente noi negli username non ci mettiamo i punti e virgola, gli asterischi e gli apici. Però questo qui ha detto, ma sì, mi sveglio al mattino e stamattina mi chiamo così. Allora, pensiamo un po' cosa succede qua. Request.getParameter conterrà quello, ciò che c'è scritto in blu lì sotto. Allora, provate mentalmente a sostituire al posto di quel request.getParameter ciò che c'è scritto lì sotto. E rileggiamo la query insieme. Select asterisco from users, where username uguale apice apice.
trovami tutti i dati dell'utente il cui username è vuoto. Troverà niente. Punto e virgola. Punto e virgola significa altra istruzione. Cioè, sto mettendo due istruzioni SQL sulla stessa riga. È permesso, eh? Delete asterisco from users, punto e virgola. Quindi dammi i dati di un utente che non c'è e poi, già che ci sei, cancella tutti i dati di tutti gli utenti. Poi c'è ancora un commento, trattino trattino, che è il commento SQL, che serve per nascondere questo apice qua, che se no mi darebbe un errore di sintassi. E allora lo metto dopo il commento. Questa tecnica si chiama SQL injection, iniezione di frammenti di SQL. È il modo sicuro per craccare i siti degli incompetenti. No? Non si fa mai concatenazione di dati che arrivano dall'utente senza prima aver messo questi dati sotto i raggi X, Y e Z. Non ci si fida mai di una stringa che arriva dall'utente. Ma tantomeno la concateno, faccio una query e la mando in database. Per cui di fatto il database riceve le query da me, applicazione web, e si fida di me, applicazione web. Sono io che non devo fidarmi dei dati che arrivano da altri. Non sto facendo la passacarte, no? Sto passando ad altri, sto di fatto elevando il privilegio di quei dati che erano in un campo di una pagina web, quindi con un livello di privilegio zero. Io li prendo e li passo a qualcun altro dicendo: "Tò, guarda, questi dati qua ti garantisco io, perché ti ho dato la password prima, che sono io e so cosa faccio." Al database non mi collego con la password dell'utente, mi collego con la password dell'applicazione web. E quindi posso fare tutto ciò che l'applicazione web ha il diritto di fare sul database, cioè tutto praticamente. Allora, cosa bisogna fare? Come minimo bisognerebbe fare attenzione ad ogni volta che in una query dell'utente compaiono dei caratteri, diciamo, sospetti. E quindi l'apice, soprattutto l'apice, no? È quello più sospetto. Allora, ad esempio, un trucco è quello di convertire, cercare questa stringa, convertire ogni volta che trovo un apice, convertirlo in una coppia di apici, non nel carattere di virgolette, la coppia di apici. Nella sintassi SQL è trattato come, di fatto, come fosse un escape, no? Quando mette due apici vicini, anziché chiudere la stringa, lui di fatto inserisce nella stringa l'apice. E poi ci sono altri problemi, caratteri di commento, vabbè, che se dentro una stringa non dà fastidio, la capo, caratteri di controllo, tu sai le porcate che fa l'utente. Quindi, cioè, la tecnica del tipo rilevare e fare in modo di rendere non dannosi, quindi mettere un escape in qualche modo a tutti i caratteri pericolosi, è una tecnica limitata, nel senso che io devo avere più fantasia di quella dei miei utenti maliziosi, degli hacker. Non ce l'avrò mai, no? Saranno sempre loro in grado di trovare un modo nuovo di fregarmi, perché ci infilano una sequenza di caratteri a cui io non avevo minimamente pensato. Questo poi è un caso facile. Ma a volte magari riescono solo a modificarti un pochino la query, no? Poi, quante query ci sono nel sito? Ne basta una, che sia scritta male, che non sia ben protetta. Quindi questo è un problema enorme che dobbiamo affrontare, punto. Non dobbiamo fidarci dei dati che arrivano dall'utente, o perlomeno i dati che arrivano dall'utente li dobbiamo trattare come stringhe, sempre, e non rischiare che vengano interpretati con una sintassi, no? Dando la sintassi di istruzione SQL. Poi c'è l'altro problema, minore, ma comunque c'è sempre, che è quello delle prestazioni. Vi avranno raccontato forse un pochino nel corso di base di dati come viene eseguita una query in un database, perché la query in un DBMS arriva come stringa. Allora, il DBMS prende questa stringa, la parsifica, fa il parsing, quindi analizza i vari token della stringa, capisce le istruzioni, estrae le istruzioni, le traduce in algebra relazionale e quindi dice: "Guarda, qui devo fare un join, qui devo fare un filtro, qui devo fare un ordinamento." Valuta diversi modi di eseguire questa query: ho gli indici, non li ho, devo fare dei loop, oppure navigo l'indice, eccetera. E
di fatto c'è un modulino dentro un DBMS che viene chiamato ottimizzatore di query, che trova il cosiddetto miglior piano di esecuzione per una determinata query e poi comincia a eseguirlo. Se un secondo dopo devo rifare un'altra query uguale, poi magari cambiano i parametri, nel senso che l'utente non si chiama Pippo, si chiama Pluto, ma la struttura della query è la stessa, il database riceverà una stringa nuova e dovrà ricominciare il processo da capo. Allora, non sarebbe più furbo dire al database, guarda, che io ti manderò 12.000 query nell'arco della giornata, ma sono tutte di questo tipo, oppure di questo, oppure di quest'altro. Quindi tutta la tua analisi che farai della struttura della query per arrivare al piano di esecuzione, falla magari una volta per tutte. Poi io ogni volta che ti passo la query ti dirò, guarda, è quella là a cui però devi mettere questi parametri numerici o queste stringhe come parametri. E quindi in questo caso facciamo una volta sola l'operazione costosa e rifacciamo ogni volta l'operazione necessaria, cioè il lavoro effettivo sui dati. Come? Attraverso quelli che JDBC prevede e chiama prepared statements. L'oggetto statement l'abbiamo visto, è un oggetto a cui posso passare execute query, aperte virgolette, una stringa. L'oggetto prepared statement separa l'esecuzione dell'istruzione in due momenti diversi. Il primo momento, in realtà sono tre momenti. Il primo momento è la definizione della query, che a questo punto diventa una query incompleta, è solamente un template di query, che ha dei punti ancora aperti, dei punti ancora da fissare. Però ti do un modello della query. Secondo livello, posso impostare dei valori specifici per quei parametri che avevo lasciati liberi, quindi sono dei parametri che passo alla query, quindi istanzio quella query con dei valori precisi, terzo momento eseguo veramente la query. E questo e il prepared statement ci risolvono entrambi i problemi, sia quello di sicurezza che quello di prestazioni, che direi anch'io, direi in più anche quello di programmazione. Perché la fase di definire i valori effettivi dei parametri viene fatta passando oggetti Java e non convertendoli in stringhe con la sintassi che il database si aspetta. Nella pratica è molto semplice. Quando io definisco una stringa, anziché definire direttamente la stringa SQL, definisco un template di stringhe, di query, lasciando, indicando proprio col simbolo di punto interrogativo i punti in cui ci saranno dei parametri che saranno variabili e tutto il resto sarà fisso. E questi parametri saranno tipicamente nelle condizioni where, no? O nel, in questo caso c'è un set, o nel where, dove ci sono delle costanti. Ma la struttura della query è già definita. E quando creo lo statement, dalla connection non mi farò dare un create statement, non chiamerò più connection.create statement, ma chiamerò connection.prepare statement. Prepara un nuovo statement. Di questo modello, di questo template. E mi dà un oggetto che è un oggetto prepare statement, cioè quindi un'istruzione preparata in anticipo. Pre-preparata. A questo punto, per quando vogliamo eseguire delle query, dobbiamo semplicemente prendere questo statement, questo prepare statement, e settare i parametri, con una sintassi che è analoga a quella che facevamo per leggerlo, solamente anziché usare get, get int, get string, eccetera, usiamo set. Quindi, questi metodi set sui prepare statement hanno due parametri, il primo è la posizione del punto interrogativo, quindi uno sta a significare al posto del primo punto interrogativo che trovi. Due sta a significare al posto del secondo punto interrogativo che trovi. E il secondo parametro è una variabile Java di tipo float, di tipo int, di tipo date, di tipo string, di tipo quello che ci serve, che vogliamo sostituire al posto del punto interrogativo. E poi semplicemente lo mandiamo in execute. Quindi, dal punto di vista della leggibilità, ci ho guadagnato, perché questa query qua è leggibile, ci sono i punti interrogativi qua e là, ma la query è unica, non ho dei pezzi di stringa concatenati per cui devo diventare cretino a capire cosa succede, entro e esco dalle virgolette. Dal punto di vista della conversione dei dati, sono a posto, perché non ho bisogno di impazzire a ricordarmi come si fa a estrarre, a formattare la data in un certo modo, farò statement.setDate,
e gli passo direttamente l'oggetto date in Java che sta dentro il mio bin. Ci penserà lui a convertirlo nella sintassi opportuna. Non ho problemi di sicurezza, perché come vedete qui gli apici non ci sono neppure. La conversione da string alla costruzione dell'istruzione SQL la fa il driver JDBC. In realtà addirittura in questo caso è il database che conosce questa informazione, quindi il database viene passato alla stringa e poi vengono passati separatamente, non come stringa SQL, ma col protocollo di collegamento specifico del database, i vari parametri. Quindi non c'è proprio modo di andare a inquinare la stringa, perché il dato che arriva dall'utente non viaggia insieme alla query. La query viene mandata prima, dopo viene mandato il dato e il database li mette insieme. Quindi anche se metto degli apici, dei caratteri strani, di sicuro il database se lo vede arrivare come oggetto binario e lo tratta come stringa. Non ci prova neanche, non ci pensa neanche a cercare di interpretare la sintassi di ciò che c'è scritto dentro. Quindi lì siamo a prova di bomba. A meno che non ci sia un utente che si chiama con quel nome strano, quella query lì fallisce, ma senza dare stranezza. E poi ovviamente abbiamo guadagnato, quindi abbiamo guadagnato in leggibilità, in gestione dei dati, in sicurezza e anche in prestazioni. In questo caso prestazioni fa vedere che in un ciclo lui modifica tanti dati. Solitamente non avremo condizioni di questo genere in cui devo fare tante query, una di seguito all'altra molto simili tra di loro. Quello che potremmo fare è, se scoprissimo, però si va sempre per gradi, se scoprissimo che ci sono delle query nel nostro sistema che sono pesanti, che il database ci mette parecchio tempo ad eseguire, potremmo decidere di definirle come prepare statement e salvare lo statement preparato, ad esempio, in scope di applicazione. Così ce l'abbiamo già lì pronto. No? Viene preparato una volta sola. No? Il lavoro è qua. Il lavoro pesante per il database è questo, il prepare statement, è il lavoro che vogliamo fare una volta sola. Per statement semplici che non hanno un grosso carico computazionale va bene lo stesso. Diciamo che gli altri tre vantaggi, quello della leggibilità, della gestione dei dati e della sicurezza, ci bastano e avanzano. Se vogliamo anche avere quello delle prestazioni, dobbiamo fare in modo che quel prepare statement venga chiamato il numero minimo di volte possibile, tendenzialmente una. E quindi lo si fa la prima volta e si salva in scope di applicazione. Quindi avremo... Questo è un pochino più complicato da fare perché dovremo andare a intercettare il ciclo di vita dell'applicazione e diciamo così, far eseguire del codice quando Tomcat parte perché lui possa registrare questo oggetto. Ok, prima di andare a modificare il nostro metodo del bin usando questa tecnica, io a questo punto farei un po' di intervallo.